finalmente sul termine di Merese non stiamo facendo una riunione dove si parla di chiusura dello stabilimento, di licenziamenti. Allo stato attuale la nuova Ypsilon verrà fatta a Termini Merese. Sono possibili anche nuovi modelli ulteriori a conclusione dell'iter che è stato aperto per quanto riguarda i finanziamenti anche pubblici, che dovrà avere un passaggio a livello europeo. E quindi noi oggi parliamo genericamente di sviluppo. La dimensione dello sviluppo può essere anche superiore alla produzione della nuova Ypsilon se verrà accolta questa procedura che è già stata aperta. In quel caso potremmo avere diretti e indiretti un raddoppio dello stabilimento. All'ordine del giorno di questo convegno anche l'innovo del contratto dei metalmeccanici, qual è la situazione allo stato attuale? La situazione dopo l'incontro di ieri pomeriggio è una situazione di stallo, per la semplice ragione che da parte della Confindustria, da parte della Federmeccanica vengono fatte richieste che di fatto sono un aumento dell'orario di lavoro. E allora è evidente che su un aumento dell'orario di lavoro non è possibile andare, e tantomeno ad un aumento retributivo che noi abbiamo detto sono 100 euro col trucco, perché in realtà sono 66 euro, che sono la metà di quella che è stata la nostra richiesta. Quindi la situazione adesso è di assoluto stallo.